Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Io sono Amedeo. Sebastiano. Io sono Caio. Io Federico. Oggi con noi in questo nuovo episodio abbiamo Manuel De Vecchi, ex atleta di BMX, atleta olimpico. Ciao Manuel. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Ciao. Bene, bene, molto bene. Indipendentemente dal fatto che siamo tutti chiusi in casa, eccetera, devo dire che insomma stiamo bene di salute, quindi questa è la cosa più importante. Giusto. Dopo il resto passerà anche questo brutto momento. Speriamo, dai, più in fretta possibile. Senti, cosa dici tanto se cominci raccontando un po' chi sei, così per farti conoscere anche chi magari non dovesse conoscerti, chi sei, cosa fai, da dove vieni, insomma. Sì, certo. Allora, Manuel De Vecchi, ho 40 anni quest'anno. E ho iniziato BMX quando ne avevo 7, quindi nessuno di voi era già nato, parliamo del 87. Era saltata la linea. Ho partecipato a 2 Olimpiadi, sono l'unico italiano che è riuscito ad andare alle Olimpiadi, purtroppo senza medaglie, ma non è un grande rammarico perché mi ritengo molto fortunato, è stata una bellissima esperienza che dopo vi racconterò. Esatto. Ho vinto 31 titoli italiani, e appassionato di BMX, sì, certo, è stata la mia vita fino a qualche anno fa e adesso rientro nel mondo BMX come papà e quindi avrò altre emozioni con il piccolo che certo. Ha iniziato l'anno scorso, quest'anno doveva fare qualche gara ma al momento siamo da esterno, quindi. Da esterno, sì, sì, esatto. Sì, da esterno. La vedi dalla parte proprio degli spettatori. Ho molta fatica a restare esterno perché ovviamente vedo gli errori, vedo tutto, vorrei correggerlo, però non sono io l'istruttore, di non dire niente, anche se a volte faccio molta fatica. È vero, me ne accorgo. Ci sta. Senti, appunto, come con ogni ospite, noi scegliamo un argomento da trattare, appunto con te volevamo parlare delle Olimpiadi. Volevamo parlare un po' delle Olimpiadi di 2008, quindi di Pechino, e del 2012 di Londra. E volevo cominciare chiedendoti quando intanto hai saputo che il BMX sarebbe entrato a far parte delle Olimpiadi, che anno era, e da lì in poi com'è stata la tua preparazione verso le Olimpiade e anche se è cambiato il tuo approccio alla BMX, cioè... magari prima la vivevi in un modo, nel momento in cui hai saputo che c'era questa possibilità e quindi la BMX avrebbe acquisito molta più notorietà, se anche il tuo approccio verso questo sport è cambiato, quindi un po' diciamo la storia da pre-Olimpiade a Olimpiade. Ci vuoi cominciare come preferisci? Allora, innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione perché mi piace molto, ho visto la prima puntata, l'ho seguita. Grazie. Fatto. Vorrei introdurmi su quella, nel senso che io ho iniziato nell'87. Nell'87 la BMX qui a Verona era molto diversa rispetto a quella che c'è adesso. E per dire, le mie prime gare, ciao, c'è il bimbo, le mie prime gare non erano in una pista di BMX. Erano dei fettucciati su un percorso in erba, veramente dei fettucciati sull'erba, dove si partiva pronti, via, e si arrivava. Quindi non c'erano salti, non c'erano curve paraboliche, non c'era niente, c'era solo un fettucciato, questi bambini che si divertivano con le BMX. Parliamo di anni nei quali era appena uscito ET, quindi la BMX molto molto in voga. Vero. Io sono arrivato quasi tardi, nel senso che l'87 era uno degli anni finali della BMX Clou in Italia, perché era nata la mountain bike. Arrivata la mountain bike, purtroppo tutti quelli che erano nella BMX se ne sono andati. Perché? Per motivi economici. Mm-hmm. Semplici. Nel senso che mentre la BMX si viveva di passione, come è adesso comunque, la mountain bike, per fare un esempio, Buzz de Bever, lui correva in BMX, è passato alla mountain bike, ha firmato un contratto di 1 milione di euro, per 2 anni in mountain bike. C'è anche un atleta olandese, mi sembra, Jeffrey Hoogland, mi pare che fa su pista adesso, no? Sì. Può essere. E ti dico, conosco Buzz de Bever perché dopo è stato leader nazionale olandese fino a
l'anno scorso e ha vissuto di rendita, diciamo, con questo, con gli anni che ha fatto in mountain bike. E quindi tutti se ne sono andati dalla BMX per lasciare la mountain bike. In Italia, quando ho iniziato io, ad ogni gara, quindi anche le gare più semplici, più piccole, c'erano 700-800 persone. Quindi era molto, molto più grande il movimento rispetto adesso. Dopo c'è stato il calo incredibile dal 93 in poi, perché lì c'è stato un calo veramente impressionante di BMX, e dopo ci siamo ripresi grazie alle Olimpiadi. Le Olimpiadi è stato un grande aiuto a riprendere appunto la BMX, sia per quanto riguarda i numeri, perché comunque BMX è diventato un po' nazionale, nel senso che nei telegiornali, nei giornali, la Gazzetta dello Sport ha cominciato a fare le due parole, ovviamente solo durante le Olimpiadi, come per tutti gli sport minori, poi finite le Olimpiadi finiscono di parlarne. A meno che tu non vinca medaglie, allora in quel caso lì viene un po' più ricordato. Io purtroppo la medaglia non l'ho vinta, quindi è andato un po' in dimenticatoio fino all'Olimpiade successiva. Quindi ogni 4 anni si parla un po' di BMX a livello nazionale. Ritorna, dai, sì. Io sono stato uno dei pochi italiani, anche a livello mondiale non sono tanti, che hanno potuto, diciamo, vivere questo cambiamento radicale, diciamo, dalla BMX che era precedente, nel quale, mi ricordo, si correva con gli Eco, che erano dei caschettini aperti, senza nessuna protezione, senza neanche la mentoniera, ad adesso che si corre con caschi integrali, però si discute sul fatto che siano effettivamente validi, nel senso che non sono caschi omologati per la moto, e quindi le velocità che ormai ci sono in BMX potrebbero essere sufficienti. I caschi che utilizziamo sono tanto leggeri, e effettivamente le botte che prendiamo ne so bene qualcosa. Sì. E se posso dire la mia, è fondamentale un buon casco. Dopo, qualsiasi casco, però io mi ricordo, ho corso, non voglio far nomi perché non mi va, ma alcuni caschi che ho utilizzato, ho perso conoscenza un paio di volte per un paio di cadute. Con i Troy Lee sono caduto altre volte in questa maniera e io non ho mai perso. No, ci sta a investire anche sulla sicurezza, soprattutto in queste cose. Sì, molti caschi hanno il nome, ma secondo me investono tantissimo sulla sicurezza. Costano meno, ma se costano meno c'è un motivo, a parer mio. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Si parla molto di pericolosità delle piste. Adesso sui social o non social, io non sono d'accordo sinceramente sulla pericolosità della pista. Sono piste molto veloci, sì, ma non sono più pericolose di quelle una volta, anzi, penso che sulla sicurezza si sia lavorato molto e le piste adesso sono molto più perfette. Una cosa che dicevo anche sui social era, quando abbiamo iniziato noi, torniamo un attimo indietro, mi avete chiesto quando è che la BMX è diventata olimpica. La BMX è diventata olimpica nel 2006, ufficialmente. Cos'è successo per farla diventare olimpica? Lindstrom, che era il responsabile del Supercross mondiale, okay? Parlando con il CONI, parlando ovviamente con il Comitato Olimpico, l'unico modo per far diventare il BMX olimpico era quello di renderlo più spettacolare. Più spettacolare a livello non visivo degli spettatori che si siedono a guardarla, ma a livello visivo della gente a casa. Quindi dal punto di vista mediatico, televisivo. L'unico modo per renderla spettacolare era trasformare i 40 km orari, 42, 43, con salti da 7-8 metri, in 60-65 km orari con salti da 14-15 metri. Questo a livello visivo, anche in TV, rendeva lo sport più spettacolare. La BMX infatti era molto bella dal vivo, ma in TV rendeva molto poco, sinceramente. La BMX, parliamo dell'old school, la vecchia BMX con le partenze basse e i salti normali. Cosa hanno pensato? Ho pensato, per renderla più veloce, gli atleti non possono da soli arrivare a 65 km orari, facciamo una partenza alta. 8 metri. La prima prova era stata fatta a Eagle. Prova un po' fallimentare perché hanno fatto una partenza abbastanza alta, però ripidissima. E infatti
penso che l'inclinazione fosse il doppio di quella attuale. Quindi era praticamente un angolo quando arrivavi. L'Oblivion. Sì, era un muretto che andava giù dritto. Io tra l'altro quella gara non l'ho fatta perché ero infortunato, ma l'ho vista da fuori, insomma. Però era già l'idea di come sarebbe stato il BMX futuro. E dopo avevano fatto, prima di quella avevano fatto una gara a Woodward con dei salti enormi ed era piaciuta molto, e da lì era nata l'idea di fare questo Supercross con una partenza, la prima partenza che poi è quella rivisitata che c'è adesso, insomma la partenza olimpica, era a Chula Vista. A Chula Vista c'era questa, no, Chula Vista, mi sbaglio, a San José, scusate. Sì. A San José nel 2006 c'è stata la prima partenza olimpica. Partenza olimpica, Lindstrom lì ha spiegato qual era il futuro della BMX. Lì c'è stata una discussione molto lunga tra noi atleti, con la BMX appunto mondiale, per discutere se questa partenza andasse bene o meno. Era ovvio che prima tutta la palestra fatta, tutti gli sforzi erano per partenze a volte piane, tipo Bussolengo era una partenza alta, penso un metro e cinquanta forse. Quindi tutto ciò che si faceva per vincere le gare era partenza in piano, se non partenza in salita, perché era quasi una partenza. Sì. Arrivati a questa partenza, capito, tutti gli sforzi fatti non servono a niente. Qui uno che non ha forza, non ha la partenza, è può competere con l'altro, perché comunque parti in discesa, parti che la bici prende velocità da sola anche senza pedalare. Però era obbligatorio, nel senso è stata una scelta dovuta, quindi o così facciamo le Olimpiadi, se non è così non facciamo le Olimpiadi. Quindi gli atleti, diciamo, l'hanno provata, l'abbiamo provata, l'abbiamo testata, alla fine ci è piaciuta, comunque era divertente. Era abbastanza paurosa all'inizio, perché adesso comunque gli atleti attuali, quindi Federico e gli altri atleti junior elite, è quasi una normalità vedere questa partenza. Sono abituati, cioè sono cresciuti vedendo questa. Io ho mio figlio che ha 5-6 anni, però già da 5 anni la partenza a Verona c'è, va giù dalla partenza al Supercross. Ovviamente frenando, non salta il primo, ci passa di fianco, però è una partenza che prende. Esatto, confidenza. E conosce, nel senso, la partenza che ormai è una normalità. Per noi ai tempi la partenza da Supercross c'è solo alle gare. Nessuno si allenava sulla partenza da Supercross. C'era solo alle gare. Quindi tu arrivavi là e il tuo allenamento erano i mezz'ora, un'ora prima della gara. Questo era. Poi non erano anche che le smontavano e la spostavano? Ah, quella di Fréjus, per esempio, mi ricordavo. La partenza era quella, nel senso loro la trasportavano insieme al camion, trasportavano la partenza, era in legno. Sì, sì. Montavano e rimontavano. Prima partenza che dicevo prima, di San José, era un po' diversa, nel senso che non finiva per terra, ma finiva già con la rampa. Quindi questa era la partenza, andava giù e finiva già con la rampa. È vero, c'è il documentario anche. La pista 8-9 metri dopo la partenza, praticamente. Quello ha dato un po' fastidio, perché ovviamente succede a volte che ti tocchi in partenza o che perdi il pedale, qualcosa può sempre succedere, e quindi era molto molto pericoloso una partenza che finiva, perché lì era proprio una rampa, basta, finiva nel nulla e iniziava la pista dopo. Per quello è stata sostituita con la partenza attuale, insomma, che se succede qualcosa, ti si rompe la catena, si sgancia il pedale, ti tocchi con un altro, hai modo di salvarti prima del primo salto. Il primo salto era inglobato nella partenza, quindi non si poteva, sì. Da lì è nata, insomma, questa qualificazione olimpica, insomma, nel senso che è stato ufficializzato che la BMX diventava olimpica, e da lì in poi la federazione, ovviamente ricevendo i soldi del CONI, ha cominciato a investire nella nazionale italiana. Prima c'era la nazionale italiana, il budget era molto 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 inferiore, perché si andava comunque alle gare all'estero, però non si potevano fare tutte le gare, venivano scelte, diciamo, le gare che si potevano fare da quelle che non si potevano, tipo anche gli europei. Mi ricordo che la gara in Lettonia
era fuori dal budget perché era distante, facevamo Francia, facevamo le gare quelle più vicine dove si spendeva meno. Dopo ovviamente diventando sport olimpico il budget è diventato il budget come quello di tutte le altre nazioni, noi avevamo il budget identico all'Olanda, mi ricordo, e quindi potevamo andare a tutte le gare. Cosa è successo? Mancava il CT. Mancava il CT e quindi cosa hanno deciso? Hanno detto bene, guardiamo le nazioni più forti, chi sono? La Francia era ai tempi la nazione più forte, prendiamo un CT dalla Francia. E hanno scelto Ludovic Laurent. Ludovic Laurent perché? Perché faceva degli stage a Montélimar, dove viveva, durante il periodo pasquale, e gli atleti di Verona o comunque gli atleti di Como, atleti italiani, andavano ai suoi stage e si trovavano bene. Lui era il vice CT della nazionale francese e diciamo l'abbiamo comprato. Siamo andati da lui e l'Italia aveva un CT francese. Per noi atleti era un sogno, nel senso che per noi che eravamo abituati ad allenarci... Allora, io ero tra quelli fortunati, nel senso che avevo una squadra eccezionale, che era il Cipromania Racing, che mi ha sempre aiutato da quando avevo 19 anni, 18, a dire delle verità, da quando avevo 18 anni mi ha sempre allenato, aveva fatto una squadra Gianni Bonini, dalla sua esperienza con la mountain bike, nel quale appunto c'erano i tir, c'erano altri budget, aveva fatto una squadra di BMX con il Jaguar, con le fiamme, una cosa proprio di marketing molto molto molto. E quindi io ho sempre vissuto un po' una squadra professionistica, se vogliamo chiamarla così, grazie a Bonini e grazie a Ciclomania, squadra che poi è stata trasferita, non si è chiamata Ciclomania ma Team 3, ed eravamo io, Gaule, Bonizzato, poi si è inserito Cristofoli e facevamo le gare in Italia e all'estero. Poi quando è arrivata la nazionale, quindi, appunto, fino a prima di Ludovic, cioè prima di Ludovic la nazionale com'è che si arrangiava, cioè com'è che si muoveva, allora, si gestiva le gare? Ma in realtà è un po' come adesso, nel senso ogni atleta aveva la sua squadra, ogni atleta aveva il suo preparatore, io avevo il mio preparatore della squadra, che saluto, Piano Scolari, e però alla fine il CT chi era? Era quello che ti portava alle gare all'estero. Ai tempi era Zampieri, Mauro, ci aveva portato appunto alle gare all'europeo, ci aveva portato ai mondiali perché mi ero qualificato, cioè c'era bisogno di risultati. Io avevo cominciato ad andare al 2003, dal 2002 in semifinale agli europei, dal 2003 in finale agli europei sui podi, dal 2004 ho cominciato a vincere le gare di europeo e siamo andati all'estero. Il budget dell'Italia era aumentato grazie a questi risultati, siamo cominciati ad andare all'estero, a fare il mondiale in Australia, gli europei li facevamo già, però il mondiale fuori dall'Europa non li facevamo, insomma. E quindi grazie a questi risultati nel 2003 poi siamo andati in Australia e la nazionale si era un po' evoluta. Però mancava insomma questo elemento olimpico, mancava questo budget. Dal 2006 è diventata olimpica e quindi è arrivato Ludovic Laurent e è cambiato un po' tutto. È cambiato un po' tutto sia come trasferte, sia come organizzazione annuale, non più vediamo se abbiamo i soldi. Lì era in un anno facciamo come funziona adesso. Insomma. Quindi in un anno più professionalità. Molto, diciamo. Molto più professionale e con obiettivi, perché l'obiettivo principale era ovviamente quello di andare alle Olimpiadi. Quindi di fare tutte le gare, il punteggio per andare all'Olimpiade. Quindi rispecchia un po' quello che c'è adesso. Cosa diversa da una volta ad oggi, che a parer mio era molto interessante una volta, era le piste da supercross venivano create al momento. E cioè, una sorpresa. Andavamo... Sì, una sorpresa, ma più che altro era proprio... a volte arrivavi là e non era neanche ancora finita. Tipo in Spagna siamo arrivati il venerdì per fare le prove, la pista non era finita, hanno posticipato le prove. A Madrid? No. A Madrid, sì. Tra l'altro, Madrid 2007. Tra l'altro, pista appena finita, ma anche in Sudafrica. Cioè, anche a Pino l'hanno modificata più volte mentre facevamo gli allenamenti. Assurde come piste comunque. No, erano piste, allora, molto molto simili a quelle attuali.
nel senso come tipologia, come idea. Ovviamente non avevano il tempo di fare le cose superflue. Quindi la pista era rampa e atterraggio come adesso nel supercross, adesso però c'è la parte centrale, c'è l'erba, se freni, passi in mezzo, c'è qualcosa in mezzo, una volta c'era la discesa. Se ti succedeva qualcosa in mezzo non c'era niente. Cioè. È come andare sui trails. Come andare sui trails. Erano dei trails in pratica. Infatti quelli che facevano trails, tipo Bubba Harris, Mike Day, per loro girare in pista era la normalità. Era un trace veloce, in pratica. Per noi, trace piccolini, quindi quelle lì erano cose giganti ai tempi. Quindi i salti erano molto, molto simili ad oggi, solo che mancava la parte centrale. La cosa che cambia, dicevo, era mentre adesso si va in una pista e ci sono gli atleti favoriti, nel senso, andiamo in Olanda, la gara di Coppa del Mondo in Olanda non è come una gara normale. Vediamo in finale magari 5-6 olandesi, mentre una gara di Coppa del Mondo normale in finale ce n'è 1-2. Vai in America, la gara in America, vedi in finale 5-6 americani. Perché? Perché potrebbero girare bendati. In Italia non c'è ancora questa cosa che in finale vediamo 5-6 italiani. Speriamo di sì, in futuro. Però ovviamente una gara di europeo a Verona, un atleta di Verona, spero per lui che sia avvantaggiato sulla sua pista, nel senso ci gira tutti i giorni, è ovvio che sia col pubblico di casa, ma quello c'è anche su una pista che non conosci, ma sulla pista che conosci ovviamente un po' di vantaggio ce l'hai. Ai tempi non c'era questa cosa, perché tu arrivavi alla pista, la pista è costruita il giorno prima, nessuno l'aveva mai provata, e quindi tutti avevano la stessa esperienza sulla pista, sia gli atleti di casa che gli atleti stranieri. Mm-hmm. Questo era molto bello perché non arrivavi alla pista in America e c'era l'americano che girava bendato. In America anche per lui era la prima volta. Ovviamente ha dei budget un po' diversi, perché mettersi lì a costruire la pista ad ogni gara che vai è una cosa un po' difficile. Aveva questi vantaggi. Gli svantaggi erano ovviamente la pista. Perché mentre adesso la pista è perfetta, là c'erano delle corsie in cui il salto era 9 metri, delle corsie in cui era 11, delle corsie in cui era 8, la rampa da parte era dritta, quindi ogni giro di pista era diverso, perché ogni punto della pista che tu facevi era diverso, punti molli, punti duri, era un po' improvvisazione, insomma. È ovvio che la pista anche dal venerdì alla domenica era molto diversa. Ma invece no, tipo era una cosa bella per lo spettacolo, perché tutti avevano le stesse difficoltà allo stesso livello, insomma. Vedevi anche chi effettivamente tecnicamente era più bravo. Mm-hmm. Perché c'era Bob Harris che lui arrivava, si metteva il casco e faceva subito tutta la pista, tutto il giro come se ci avesse girato tutta la vita. Ma invece era il deve insomma, noi abbiamo fatto un paio di settimane fa, abbiamo parlato un attimo ci siamo visti la gara, ci siamo visti un po', no, per ricordarci un po' le Olimpiadi, e tu di quella pista di Pechino, ad esempio, che è stata la prima vera pista olimpica, quali sono state le tue sensazioni? Allora, Pechino per me è ancora, secondo me, la pista più bella su cui abbia mai girato. Mm-hmm. Perché era molto veloce e molto curata, e anche come forma dei salti mi è piaciuta molto, a differenza di Londra, che a me non è mai piaciuto quel, mi sembra come se avessero cercato di trovare qualcosa di nuovo alla BMX che non serviva, nel senso è vero, sì. Sì. La pista andata, ritorno, sottopassaggio, andata, sì, è perfetta e dà possibilità a molti più sorpassi, perché fai delle strategie. Londra era un susseguirsi di zigzagare, eccetera. Suonava una pista alla Mario Kart, tipo. Sì, era un circuito. Hanno cercato di fare qualcosa di nuovo, ma secondo me non ha funzionato molto. Infatti dopo sono tornati indietro con le scelte. Pechino, allora, la Pechino iniziale era molto più difficile, nel senso che fuori dal secondo rettilineo non tutti riuscivano ad arrivarci, perché i grandi sono... è identica sulla vista, insomma, chi ha fatto sulla vista è uguale a Pechino più. Mm-hmm. Quindi c'era step down,
c'era il step up e dopo c'era il doppio, prima del salto della curva, insomma. Il secondo e il terzo salto, cioè lo step up e il doppio, dalla versione originale alla versione definitiva, sono stati accorciati moltissimo, perché inizialmente erano molto più lunghi e infatti nessuno arrivava di là. E nella prova, l'anno prima delle Olimpiadi, si fa sempre la prova sulla pista olimpica per vedere cosa c'è da sistemare, cosa c'è da fare. Quindi nel 2007 abbiamo fatto la gara sulla pista olimpica. Il test questo event. Il test event. Il test event, esatto. E lì cosa è successo? Praticamente la pista nelle prove e nelle qualifiche era rimasta uguale. Io nelle prove non ero mai riuscito una volta a saltare il salto della curva. Ci ho provato 10 milioni di volte, non ce la facevo. Mi fermavo prima, come tanti altri atleti, insomma. E dopo scatta qualcosa in me quando mi tolgo dalle prove e c'è la gara cronometrata, do qualcosa in più, nel senso mi entra qualcosa in più. E infatti dopo l'ho saltato e anzi a metà pista mi sa che avevo il primo intertempo. O forse quello era all'Olimpiadi. So che all'Olimpiadi, no, all'Olimpiadi. All'Olimpiadi avevo a metà pista il primo intertempo. Dopo nella seconda metà ho fatto disastri, ma fino a metà pista ero messo molto bene. E dopo hanno visto appunto l'hanno accorciata. Uno degli aneddoti molto belli di Pechino, il primo anno, erano gli olandesi. Gli olandesi quando entravano in pista, in particolare erano due, Van der Berg e Van der Putten. Loro facevano a gara a chi riusciva a saltare per primo la pista. Non so cosa ci fosse in palio, se ci fosse in palio qualcosa. Sicuramente c'era qualcosa. Però in tutte le piste che andavamo loro erano i primi, mentre noi giravamo, ci scaldavamo, no, loro entravano e volevano subito fare la procession, cioè il secondo rettilineo. A Pechino cosa è successo? È entrato, ha provato, parliamo di Van der Berg, non è riuscito a farlo. Allora cosa fa? Non ha neanche riposato, è tornato indietro per farlo di nuovo. E siccome ha frenato la prima volta, ha frenato la seconda, è andato dal meccanico e gli ha detto: smontami il freno che non devo più frenare. Si è fatto smontare il freno e la terza volta l'ha fatta. Per farvi capire che c'è gente che non è del tutto normale. Pazzesco. E quindi tu ti sei qualificato per le Olimpiade giusto nel 2008, al mondiale praticamente, che infatti in questo periodo vediamo che sta ricaricando tutte le diverse gare sui tuoi social, abbiamo un po' rivissuto anche la tua qualificazione in quel modo. E tu sei arrivato alla qualificazione nel 2008, giusto? Allora, nel 2008 la qualificazione olimpica come funziona? Ci sono due anni di punteggi. Nei due anni si prendono i punteggi e le nazioni, quindi non l'atleta ma la nazione, può prendere i migliori tre atleti, cioè il punteggio dei tre migliori atleti per fare il suo ranking. In base ai ranking, ovviamente le cinque migliori nazioni portavano tre atleti, altre tre nazioni portavano due atleti, altre tre nazioni portavano un atleta. Bisognava entrare però ovviamente nelle prime 11 nazioni per avere questo posto di diritto. Mm-hmm. L'Italia a prendere punti importanti, purtroppo ero solo io, e era impensabile che entrassimo nelle 11 nazioni. Questo l'abbiamo capito praticamente quasi subito. Quindi l'obiettivo nostro era: ok, fuori dalle 11 nazioni restano due atleti, vengono scelti, uno come jolly, uno è della nazione ospitante, la Cina. Mm-hmm. Gli altri sei atleti vengono scelti, gli altri sei atleti sono i primi sei atleti, i migliori sei atleti del mondiale del 2008. Quindi okay, l'unica speranza mia era: bene, mi alleno due anni, ma l'unico obiettivo che ho è far bene ai mondiali del 2008. Con il mio preparatore, infatti, negli anni precedenti ci allenavamo per fare tutte le gare, sempre in forma, e nel 2008 abbiamo deciso una strategia diversa, abbiamo detto: bene, facciamo tutte le gare come allenamento, ma l'unica gara, una sola, che mi interessa a me è il mondiale. Quindi prepariamo la stagione, tutto lo stato di forma, eccetera, per arrivare in forma vista. In vista, certo, del 2008, la gara di Taiwan. Ed è andata bene, nel senso che io a Taiwan ero
siamo accordati bene, abbiamo calcolato tutto bene. L'anno non è andato benissimo, perché l'anno 2008 mi ricordo che ovviamente non ero in perfetta forma tutto l'anno, ero un po' diverso dagli anni precedenti. Le gambe non giravano, ero un po' più stanco. E Damiano mi ha sempre detto, ma fidati, non è adesso che devi guardare, lo stato di forma arriverà, ci stiamo preparando. Ovviamente la fiducia era andata un po'... avevo piena fiducia in lui, però ovviamente ti dà un po' fastidio quando senti che qualcosa non va. E però io avevo piena fiducia in me e piena fiducia in lui. A differenza dell'Italia, che è un po' i nostri, il CT e gli altri, avevo visto una mancanza un po' di fiducia in me, purtroppo, in quell'anno lì. Come per dire, vabbè, alle Olimpiadi nel 2008 non ci andiamo, ci andremo nel 2012. Ma questa cosa ha dato un po' fastidio. Ho detto, no, io alle Olimpiadi del 2008 ci vado, anche perché avevo 28 anni, ho detto, 2012, sì, no, che corro ancora. Cioè, ero già tra i vecchi nel 2008. Purtroppo le Olimpiadi sono arrivate quando io ero già vecchiotto, e quindi ho detto, è l'unica speranza che ho è andarci nel 2008. Certo. Devo per forza andarci. Ed è andato tutto alla perfezione, quindi quando siamo andati a Taiwan le gambe giravano perfette, era tutto perfetto e stavo bene. Ho fatto una bella gara, una gran bella gara che l'ho pubblicata poco tempo fa, e sempre partendo dalla corsia esterna, perché a me piaceva la corsia esterna, perché uno dei punti di forza miei erano il primo rettilineo, quindi non uscivo fortissimo dal cancello, ed essere in mezzo comprometteva a volte le gare, perché se mi chiudevano dopo un metro non riuscivo ad esplodere dopo. La 8 avevi strada più libera. Partendo esterno, sì, avevo più strada più libera. Ovviamente se parti in 8 ma non acceleri più degli altri, resti ottavo dalla corsia 8. Io più degli altri acceleravo, mi mancava l'uscita. Io in uscita, i primi 2 metri, non ero a livello di Strombers e degli altri. E quindi ho detto, partiamo in 8, ci togliamo il problema della partenza, acceleriamo dopo e vediamo cosa succede. Questo era l'obiettivo e la gara, quindi la gara era bene, devo arrivare nei primi 6 per qualificarmi, quindi 4 anni di lavoro, 4 anni di allenamento in 30 secondi. Questo è un po' il succo della BMX in pratica, perché alla fine è la filosofia esatta della BMX. È la filosofia della BMX. Però devo dire che quando c'è qualcosa di importante così in palio rendevo meglio, nel senso, a volte ho perso delle gare perché erano facili, le consideravo facili e non ero concentrato, probabilmente. Invece le gare difficili così dove c'era tutto in palio è andata molto bene, insomma. Certo. E poi se posso dire una curiosità, appunto, che dicevo che la qualificazione, uno dei posti era assegnato dalla Cina, perché era la nazione ovviamente organizzante, insomma, ospitante dei giochi, e quindi uno dei posti era assegnato dalla Cina ed era per i cinesi. I cinesi, BMX, sono due, diciamo, cose un po' distanti una dall'altra. Due realtà separate. E quindi è diventato sport olimpico, all'improvviso il BMX è diventato uno sport nazionale cinese, nel senso che hanno cominciato i cinesi a dire, bene, c'è un posto libero, vado alle Olimpiadi. Nel 2007 sono arrivati in una pista, ovviamente, da supercross, con partenza olimpica. La fortuna era che il primo salto non era quello di sulla vista, ma era un salto molto più semplice e tondo, quindi si poteva anche copiare. Sono arrivati questi ragazzi che andavano in BMX, penso, da... non lo so, 6 mesi, forse un anno, esagerando, e è quello che manca agli italiani, non lo so. Loro era questione di vita o di morte, cioè loro dovevano assolutamente, il migliore di loro andava alle Olimpiadi, era un test. Erano in 7-8, non lo so, e si lanciavano. E quindi si lanciavano giù dalla partenza urlando, ma un po' come i kamikaze di una volta con l'aereo. Cioè, mancava solo l'urlo kamikaze, ma era la stessa cosa. Venivano giù dalla partenza urlando. E vedevi questa gente che si lanciava, ma si lanciava. Cioè, non erano capaci proprio di andare in BMX. Non erano non bravi, erano proprio non capaci di andare in BMX, ma si lanciavano per riuscire ad avere quel posto. Dopo, alla fine, la Cina, ovviamente, per
orgoglio personale, ha deciso di non far partecipare nessun atleta e ha dato il posto a, a Sanpei, che non era cinese, ma insomma era sempre dell'Asia, e quindi ha regalato questo posto a, a Masahiro. Ma però era, ho perso un anno di vita io a guardarli comunque dagli spalti e vederli scendere. Ha fatto dei numeri incredibili, dei numeri incredibili. Volevo chiederti, visto che è un po' l'Olimpiade alla fine per ogni atleta di qualsiasi disciplina, è un po' il sogno, cioè nel senso è l'obiettivo di una vita. Volevo chiederti, che è un po' una curiosità che avevamo tutti in realtà, come hai vissuto tu proprio la giornata di gara, cioè la mattina dell'Olimpiade, com'è stata per te, le sensazioni che avevi andando in pista, l'atmosfera com'era, com'è stato un po' praticamente il giorno... giorno chiave della tua Olimpiade? Anche l'idea di essere realmente in gara all'Olimpiade. Allora, l'Olimpiade, allora, intanto Pechino e Londra sono due Olimpiadi completamente diverse e le ho vissute anche completamente diverse. Perché? Perché Pechino, in realtà, noi non eravamo nel villaggio olimpico, perché allora, mentre Londra hanno fatto un villaggio olimpico con tutti gli sport, quasi tutti insomma, al suo interno. Mm-hmm. Pechino invece ha fatto tutti gli sport in giro per la città. Quindi diciamo, se non so, l'atletica è in pieno centro a Pechino, la pista di BMX era a 2 ore di distanza dalla pista di atletica. Era sempre a Pechino, però sembrava come se fosse in un'altra città. Era come andare, diciamo, da Verona a Milano o tipo Vigevano. Da Verona a Besnate. Era una cosa del genere. Comodo. Sì, comodissimo. E quindi, in effetti, poi, allora, tante nazioni hanno deciso di stare all'interno del villaggio olimpico. Noi, invece, come Italia e altre poche nazioni, abbiamo deciso invece di prendere un hotel e di stare vicino alla pista. Che ogni mattina, ogni volta, fare 2 ore di pullman per andare e tornare, mi ha detto anche no, perché comunque ci si stanca. È stata una scelta molto, molto corretta, a parer mio, perché comunque noi eravamo molto vicini alla pista. Anzi, andavo in pista in bici, mi ricordo, quindi eravamo attaccatissimi. È ovvio che non ho vissuto il villaggio olimpico come a Londra, a Pechino. A Pechino era quasi come una Coppa del Mondo, nel senso che l'Olimpiade non l'ho vissuta così... così da Olimpiade, al di fuori della gara. Mm-hmm. La gara invece è molto simile a una Coppa del Mondo, nel senso che non è che arrivi in un posto dove ci sono tutte persone sconosciute, non conosci nessuno, chissà come vado. In realtà gli atleti con cui corri sono quelli contro cui hai corso prima al mondiale. È ovvio che in palio c'è qualcosa di molto molto più grande e il livello è molto molto più alto, perché mentre ai mondiali o alle gare di Coppa del Mondo si corre in 150 persone, quindi il primo turno comunque è un po' più facile, e qua si è in 32, quindi si parte già dai quarti. Sì. Quindi già da subito ci sono i migliori piloti al mondo con cui corri. Non ci sono, o almeno gli scarti, se è bruttissimo il termine, insomma, diciamo, i jolly, gli scarti sono pochissimi. Come si vive? È un'esperienza, ovviamente, quando uno ti parla di Olimpiadi è un po' un sogno andarci. Quindi al mondiale, quando mi sono qualificato, era il sogno della mia vita, nel senso, avevo già ottenuto un traguardo per me importantissimo. Quando arrivi là alle Olimpiadi, sei talmente concentrato a fare la gara che secondo me non ti vivi neanche il momento, l'ambiente. Parlo di Pechino, perché per me era la mia prima. A Londra me la sono vissuta molto di più. Londra perché? Io vi parlo già di Londra. Londra perché? Perché Londra vivi all'interno, abbiamo vissuto all'interno del centro olimpico, villaggio olimpico. Il villaggio olimpico per me è una cosa spettacolare, nel senso che si entra in... è una città alla fine, perché comunque le persone che contiene sono veramente tante. È una città nella quale, allora, non ci sono, come funziona? Non ci sono tutti gli atleti olimpici, perché non ci stanno. L'Olimpiade dura un mese, loro le dividono in 4 settimane, quindi la settimana che andiamo noi del BMX
ci sono quelli del canottaggio, ci sono quelli del pugilato, ci sono quelli del nuoto, ci sono alcuni dell'atletica, non ci sono tutti gli sport, perché alcuni sport, quelli che fanno l'apertura, per esempio, quelli che fanno l'apertura dopo una settimana e mezza, una settimana, vanno via. Arrivano quelli della seconda settimana. Noi siamo fortunati perché abbiamo X di sotto e facciamo la chiusura. Quelli più sfigati, diciamo, sono quelli in mezzo che non fanno né apertura né chiusura, stanno in mezzo. Noi di solito facciamo le chiusure, che è molto bella anche la chiusura. Lì a Pechino hanno fatto una cosa spettacolare. Insomma, dopo i cinesi nel fare le cose, gli spettacoli sono sempre i numeri. Perfezionisti. Sì, hanno fatto delle cose esagerate. A parte che sono tantissimi. Una cosa che mi ha colpito della Cina è sono tantissimi e quindi ognuno bisogna fargli fare qualcosa, perché là vige appunto il comunismo. E quando andavamo in palestra mi ricordo che c'erano 4 o 5 persone dietro la reception, dove ne bastava una, insomma, perché non dovevano fare niente, però c'era l'addetto alla calcolatrice che mi ricordo che era simpatico in quanto l'entrata costava un numero tondo, era tipo 10, noi eravamo in 5, 5 per 10, 50. No, lui con la calcolatrice, 5 per 10, 50. Fare il suo compito era fare questa cosa qua. Quello di fianco leggeva il 50 e lo comunicava al terzo che c'era di fianco, il terzo di fianco lo scriveva al computer 50. Cioè, era, non sto esagerando, ma era proprio così. Cioè, quindi a ognuno si faceva fare qualcosa e quindi erano in 10.000 a fare cose che normalmente le persone qua fanno in poco. Quindi anche in termini di adattamento, com'è stato là, ad esempio? Perché, cioè, quanto tempo siete andati prima o stiamo parlando di Cina, rimasti giusto? Dopo? Sì. Allora, prima non tanto prima, nel senso che comunque, come dicevo prima, gli spazi non sono tanti e quindi si va là poco prima. Okay. Noi siamo arrivati 3 giorni prima, mi sembra, 3 giorni prima della gara. E a Londra, forse Pechino qualcosina in più per il fuso orario, ma non era neanche tanto, quindi alla fine saranno stati 4 giorni prima. 4 giorni prima e vai via quasi subito dopo la gara. Se non il giorno dopo, 2 giorni dopo. Immaginavo di più. E Pechino è stato molto bello. No, poco, si resta lì poco. Almeno noi. Dopo magari c'è l'atleta, quello che porta la bandiera, quindi magari sta là tutto il mese. Okay. Dipende, tipo l'Olanda, io so che Van der Windenberg, che è mio cognato adesso, ai tempi ci parlavamo ciao, adesso è mio cognato, lui è arrivato all'apertura, ha fatto fino alla chiusura, quindi è stato là un mese. Quindi dipende un po' da nazione a nazione. Okay. Come il Pechino, una cosa molto molto strana, particolare, direi quasi spaventosa a parer mio, è il controllo che hanno avuto del meteo. Nel senso, Pechino cosa hanno fatto? Loro hanno visto che c'era lo smog, ok? L'anno prima, infatti, quando siamo andati, il cielo era grigio, non si è mai visto, e solo una volta il cielo era una nube di fumo, sembrava la nebbia qua. La nebbia, diciamo, nei periodi brutti, no. Però, diciamo, quando non vedi il cielo perché c'è foschia. E c'era questa foschia sempre. L'anno dopo le Olimpiadi siamo arrivati e c'era un sole bellissimo. Allora abbiamo chiesto, detto, ma non c'è più la foschia. No, cosa hanno fatto loro? Praticamente hanno chiuso tutte le fabbriche. E questa è la prima cosa che hanno fatto. E cioè loro per il mese delle Olimpiadi tutte le fabbriche erano chiuse. Quindi Pechino chiusa. Per tipo il Covid di adesso praticamente. Hanno chiuso un mese delle fabbriche. Quarantena. Sì. E cosa hanno fatto? Hanno mandato... Quindi loro già esperienza, diciamo, per il Covid loro. Sì, loro praticamente cosa hanno fatto? Hanno mandato degli aerei, ok? Perché hanno detto, bene, non è sufficiente chiudere le fabbriche, facciamo piovere un mese. Loro il mese prima delle Olimpiadi hanno fatto piovere, tutto il mese, ok? Danze strane, immagino, per far piovere. No, hanno mandato proprio degli aerei con delle scie dietro quelle chimiche per far piovere e hanno fatto piovere, cioè hanno fatto piovere un mese. Hanno un po' sbagliato, nel senso che la loro idea era, bene, facciamo piovere un mese e dopo per le Olimpiadi è un mese di sole. Il mese di sole non c'è stato, fatalità, ha piovuto quando ho corso io, però diciamo che il cielo era tutta un'altra cosa, cioè sembrava di essere adesso qua in Italia nel periodo Covid, cioè non c'era più neanche un po'
po' di inquinamento, zero. Quindi hanno comandato il meteo. È stata una cosa affascinante e al tempo stesso un po' impressionante. Sì, inquietante, nel senso che comandano anche il meteo. Dopo gli è andata male, insomma, per quella cosa lì. E infatti una delle cose che ho un grosso rammarico io è, appunto, dicevo, Pechino, noi non eravamo nel villaggio olimpico, però era una cosa che mi sarebbe piaciuto vedere, nel senso, vai alle Olimpiadi, non vedi il villaggio olimpico, ho detto, cacchio, vado alle Olimpiadi, il villaggio olimpico mi piacerebbe vederlo, però non era nel programma. E abbiamo detto, bene, dopo la gara, casomai, se abbiamo tempo, se riusciamo, facciamo un salto. Cosa è successo? La gara mia doveva essere venerdì e sabato, sabato davano pioggia. Cosa hanno fatto? Hanno detto, bene, facciamo venerdì e domenica. Sabato saltiamo un giorno, facciamo un giorno di pausa. Lì ho sbagliato, se tornassi indietro non lo farei, ma purtroppo l'ho fatto. Ho deciso di andare a visitare il villaggio olimpico sabato. Io venerdì stavo da Dio, nel senso che penso che fosse stato di forma più grande della mia vita. Domenica ero stanco, perché sono andato a... Il villaggio olimpico è grande. Hai fatto il turista. Ho fatto il turista, nel senso che ho camminato. Non ho camminato tanto, ma per uno che fa BMX, e per me soprattutto che odio camminare, la camminata mi ha devastato. Cioè io il giorno dopo ero come se avessi fatto una seduta di squat da 100 squat. Ero distrutto e infatti la domenica non è andata bene. Qua non voglio dire che se stavo bene, vincevo le Olimpiadi, probabilmente andavo fuori uguale nel stesso momento, però domenica non stavo bene. Non ero uguale al venerdì. Venerdì, in fondo a primo rettilineo, avevo la stessa velocità di Strombergs, domenica no. Mi ricordo il quarto di finale che hai fatto mezzo giro davanti. Sì, gli ho fatto mezzo giro davanti e dopo ho sbagliato. mi sono ritrovato davanti e ho detto, ma che cazzo c'era? E ho un po' sbagliato i salti, sì. No, il terzo rettilineo mi sono proprio dimenticato come era fatta la pista lì. Ho fatto un salto che non avevo mai fatto in vita mia, infatti mi sono incastrato, però vabbè, è stata veramente una bella esperienza. Olimpiadi, dicevo, per finire il discorso, Londra era completamente diversa. Londra Londra era un altro mondo, nel senso, vivevi dentro al villaggio olimpico e senti molto di più le Olimpiadi. Mentre Pechino era come essere una gara di Coppa del Mondo, Londra era proprio l'Olimpiade, l'abbiamo vissuta al 100%. Cosa vuol dire il villaggio olimpico? Il villaggio olimpico sei dentro insieme a tutti gli altri atleti, no, meglio, tutti gli altri atleti poco famosi, perché le squadre di basket americane dell'NBA non stanno dentro il villaggio olimpico, Usain Bolt non sta dentro il villaggio olimpico, questo perché? Perché dentro il villaggio olimpico diventerebbe per lui impossibile muoversi, perché ognuno vuole fare il selfie, ognuno vuole fare la foto, l'autografo, e quindi anche lui vive da solo. Per noi sconosciuti, dentro il villaggio olimpico possiamo viverci. E è molto bello, nel senso non è più lo sport del BMX, non sei più l'atleta dei vecchi che va a rappresentare l'Italia nel BMX, sei l'italiano. Nel senso che vivi all'interno di una palazzina con la bandiera italiana, una bandiera che sarà grande, non lo so, 30 metri per 30, attaccata al palazzo, insomma, è un palazzo. Dopo, il villaggio olimpico sono tutti palazzi che poi sono tutti appartamenti già venduti. Nel senso, finite le Olimpiadi, non sono case che distruggono, sono case che hanno già venduto, finite le Olimpiadi, la gente ci verrebbe ad abitarci. Sì. Quindi è proprio una città. Infatti, diciamo, organizzare un'Olimpiade, se la città che l'organizza è brava, ci guadagni parecchio. Che comunque tra la gente che viene... È stato un investimento. È un investimento che ha fatto Londra per ricostruirsi la città. Fai a nuovo la città. Chissà Tokyo cosa aveva in programma, il Giappone cosa aveva in programma per quest'anno, e chissà cosa gli è dovuto. È un grosso peccato. Beh, lo farà l'anno prossimo, dai. Sì, è un grosso peccato, ma lo farà l'anno prossimo. E come hai vissuto e Londra, anche... E Londra, il quindi cambio... tu entri in questo villaggio e ti senti italiano, nel senso che sei dentro la tua palazzina italiana, qualsiasi italiano che compete, tutti gli altri italiani gli fanno il tifo, perché sei comunque italiano, vinci
una gara o comunque il giorno della gara ti fanno le interviste su Sky, ti fanno le interviste alla Rai, lì dove sei in gara. Cioè vivi molto di più le Olimpiadi. È stata un'Olimpiade molto molto diversa perché sei dentro come patriota, non so come dirlo, nel senso difendi la tua bandiera, sei un italiano e tutti gli altri italiani tifano per te. Quindi conosci anche gli altri italiani che fanno le altre attività, vedi gli altri italiani che festeggiano le medaglie, le festeggi insieme a loro. È molto diverso, quindi sono due Olimpiadi completamente diversi. La prima come una gara di BMX, la seconda come un atleta olimpico dentro. Come una vera Olimpiade, sì. Mi ricordo anche che c'era Beckham a vedere la gara. Sì, è vero. A Londra, sì. Sì, a vedere la gara sugli spalti insieme a me. Perché sono uscito subito a Londra, purtroppo. Londra, diciamo, ho fatto una preparazione molto diversa. Nel senso che, allora, il più forte atleta ai tempi, fino al 2012, era Strombers. E io avevo una grossa amicizia con Strombers e comunque un'affinità con i lettoni, perché insomma, mia moglie è lettone, per me è una seconda patria, cioè io in Lettonia ci andavo una volta ogni due mesi. E Mathison non correva più, io con Mathison ho avuto insomma, sono un grande amico di Mathison, l'ho conosciuto in gara, ma diciamo abbiamo rafforzato l'amicizia perché a Creazzo lui è venuto ad allenarsi una volta, è caduto e si è aperto il bacino. Ha fatto, diciamo, come le donne incinte, solo che le donne incinte, Dio ha pensato bene di farlo per loro, i maschi non è che siano molto preparati per questa cosa. E gli si è aperto il bacino come una donna che partorisce, insomma, uguale. E doveva stare un mese sdraiato. E quindi la persona che conoscevano ero io, mi ha detto, posso, mi ospito? Ha detto, stai a casa mia, stai lì un mese. Mi ricordo che aveva messo su 20 kg. Madonna. Non 5, 6, 20 kg. Perché mangia, lui mangia è un grande appassionatore di cibo, magari mangiatore di dolci. Il cibo ha contribuito. Sì. E quindi lui mangiava, mi ricordo, latte e cereali 6-7 volte al giorno, continuava a mangiare, guardava film e mangiava, non poteva fare niente e mangiava. Vabbè, e quindi lì l'ho conosciuto, nel 2012 ho detto bene. La mia preparazione la conosco, è anni che la faccio, questa è l'ultima chance che ho nella vita, perché dopo mi sarei ritirato, ho detto o la va o la spacca, proviamo qualcosa di nuovo. E quindi ho detto bene, vado in Lettonia, mi alleno là 3 mesi. L'idea era quella di allenarmi 3 mesi, non è andata così, dopo vedremo il perché. Alla fine ci siamo allenati un mese forse, un mese e mezzo, quello che restava dalla nostra qualificazione fino alle Olimpiadi. E ovviamente mese e mezzo abbiamo detto bene, cosa facciamo? Allora, mentre normalmente un allenamento cos'è? Va bene, fai la prima parte di resistenza, dopo trasformi in forza, cioè fai resistenza forza, dopo trasformi in velocità e ti resta la resistenza che hai sviluppato. Lì la resistenza l'abbiamo saltata completamente perché non c'era tempo, abbiamo fatto solo forza e velocità. Alla gara a Londra, la prima manche, stavo abbastanza bene, siamo caduti tutti, perché è rimasto in piedi solo, non mi ricordo chi fosse il primo che è arrivato, l'unico che è rimasto in piedi. In prima curva? Tutti. Sì, è caduto Dodé, è caduto Long, siamo caduti tutti, tranne il primo che non mi ricordo, è caduto Rindeknecht. Io mi sono rialzato per quarto, ho detto bene, vado a prenderli. E sono andato a prenderli, e li ho presi, sono arrivato secondo. Però cosa è successo? Fare tutta la pista normale, cioè una pista tutti, come salti, tutti i salti dentro, sì, fuori, dentro, era come fare una gara di cross country e non ero preparato per fare una cosa del genere. Gli altri, molto più intelligentemente di me, non hanno dato al 100%, ma si sono accontentati di arrivare all'arrivo. Io ho dato tutto quello che avevo per arrivare al secondo. Secondo sono arrivato, ma basta. Sbagliate le gambe, non ne avevo più. Infatti nelle altre manche sì, facevo il primo rettilineo, già sul secondo ero già il terzo rettilineo non l'ho mai riuscito a fare, cioè, ero morto. Mm-hmm. Morto. E quindi vabbè, insomma, è andata così, niente da dire, è andata via.
Sono stati, diciamo che hai vissuto meglio l'esperienza olimpica, dai, almeno ho quello. Ho vissuto meglio l'esperienza olimpica, sì, lì ero praticamente il vecchietto, perché gli altri avevano 22 anni, 23, io ne avevo 32, contentissimo di esserci andato, perché me la sono sudata moltissimo questa qualificazione, però diciamo non è andata la gara come mi aspettavo. Non mi sono piaciuto e potevo fare sicuramente meglio, ma è andata così, insomma. Però ho vissuto una bellissima esperienza. Come ripeto, l'Olimpiade è un'esperienza che augurerei a tutti. Tra di voi la auguro a Federico, ovviamente. Spero veramente che ci vada. Perché è veramente un... Per il cognome, soprattutto. Esatto. Ha un bel cognome. Hai un bel cognome, Federico. Mi piace. Non so perché, ma... Assomiglia al tuo, però. Mi sembra. Mi suona bene. No, a parte gli scherzi, adesso non vorrei fare, ma secondo me Federico te lo meriti, ci vai. Sono sincero. Secondo me sì. Speriamo. Se non ti perdi quando conosci la parte femminile. Dai, vediamo. Se resti concentrato, ci vai. Tornando a Londra, vabbè, è stato veramente bello, una bellissima esperienza. E devo dire che sì, si vive in quell'ambiente dove senti molto di più il patriottismo. Ecco, per concludere, volevamo chiederti il significato del tuo numero di carriera, il 28. Se c'è... Allora, il 28. Allora, beh, innanzitutto l'età che avevo alle Olimpiadi a Pechino. I numeri sono stati segnati nel 2008. Nel 2008 avevo 28 anni, ho detto, beh, 28 non è un brutto numero. Mm-hmm. I numeri, quelli brevi, tipo l'11, che mi piaceva l'11, ma ce l'aveva già Allie, e anche lì i numeri li davano in base al ranking. Allie era molto più avanti di me nel ranking, quindi il numero niente. Il 28 mi piaceva. Poi una cosa che ho fatto, ho detto, bene, prendiamo un foglio di carta, lo scrivo. Il 28 era tutto tondo e mi è piaciuto subito, ho detto 28. Questo sarà amore a prima vista. Sì, ho provato a scriverlo e mi è piaciuto subito. Va bene, è rimasto esatto come simbolo, diciamo. Se pensi a 28 nella BMX, pensi a Manuel De Vecchi qua. Quindi, beh, ce l'ho qua. Sì. Ecco. Ce l'ho anche in moto. Aspettavo un tatuato, magari. Anche. No, tatuaggio non ce l'ho. Non ho mai pensato dove farlo, mi sarebbe piaciuto, ma non stava bene con gli altri e quindi non l'ho ancora fatto. Ma il tatuaggio olimpico, quindi 5 anelli, ce l'hai? Anche quello voglio farlo, ma il mio tatuatore che mi ha fatto il resto mi ha detto, io farti 5 cerchi a mano libera, non sono Giotto e non te li faccio. Ci fidava di se stesso. Facciamo la stampa quella, tipo quella col ferro caldo, no? Per i cerchi. Esatto, sì, che deve essere molto piacevole. Deve essere molto piacevole. Bene. No, è stato molto molto bello. Molto piacere averti qua. Bellissimo. Veramente. Comunque io mi ricordo all'epoca, era 3 anni che facevo BMX nel 2008, quindi cioè, ero proprio nell'età, cioè nella fascia, cioè, io andavo a scuola, mi ricordo, a prima media, elementari, con la maglietta della BMX proprio sopra, quindi io l'ho vissuta proprio da spettatore, da tifoso più sfegatato. È stato proprio bellissimo, quindi anche averti qua a raccontare, rivivere quel periodo, è stato bello veramente. Diglielo che c'hai anche gli articoli ritagliati. Sì, io di là c'ho una raccolta che facevo con mia mamma di tutti gli articoli di giornale tuoi incollati, le foto. C'ho tutto. Mamma mia, vengo a trovarti a casa, li voglio vedere. Io c'ho l'adesivo che ha fatto Gianni quando ti sei qualificato per il 2008. Aspetta, vediamoci adesso. Ah, anche sì. Ce l'ho incollato su là dietro, se si vede. Adro. Sì. Ce l'ho ricordato. Ha fatto quei capelli neri. No, la maglietta era con i capelli neri, forse. Aveva fatto, sì, ma era uscita per sbaglio, a dire la verità. Perché gli aveva detto di farla bionda, però quello che l'ha stampata ha sbagliato e dopo doveva mai ce le ore. Sai, mi ricordo invece quando siamo alle Olimpiadi di Londra, ci eravamo trovati tutti al peperone a vedere la gara. A vedere la gara? Ma dai! Che adesso la tua bici è là o no? Tra l'altro la tua bici è appena là. Una delle mie bici, perché dopo le bici olimpiche, allora, io ero ufficiale Redline,
quindi Redline me ne dava quante ne avevo bisogno, mi sa che me ne hanno date 4 o 5, quelli BCD. Di cui una ce l'ha Schiavo, che dopo l'ha venduta, insomma, una è lì. E... Beh, una ce l'hai tu? No, non ce l'ho più neanche una io. No. No, no, no. Quella ufficiale con cui ho corso, me l'ha comprata perché ci teneva tantissimo. Lapsus, quindi tagliate questo pezzo qua. Può essere Zucchini? No, no, come si chiama? Radaelli. Ah. Radaelli. Che tra l'altro me l'ha comprata quando Marco era piccolissimo. E quindi ha detto, perché nel 2012 Marco era in fascia, quasi un bimbo. Ha detto, sì. in futuro la userà. Io ho detto, ma userà? Non so se la userà perché il DMX cambia. Allora, dal 2012 ad oggi è cambiato poco, secondo me. Dal 2008 sì, è cambiato parecchio. Dal 2012 ad oggi poco, insomma, anche le bici si sono un po' abbassate ed allungate, quello sì. Sì. Ma non tanto, della verità. Dal 2012, non tanto. Era una delle la prima BMX in carbonio. Sì, è vero. E devo dire la miglior bici che abbia avuto, secondo me, quella lì. Secondo me sì. La Redline 2012 per me era proprio una bici molto molto valida. Anch'io da piccolino avevo. Se mi dici la compreresti con i tuoi soldi pagando la cifra che costa, no. Era la miglior bici perché me l'ha regalata. Se dovessi comprarla, va bene in alluminio. Va bene in alluminio. Dipende dal budget di ognuno dopo, Beh, abbiamo raccontato un sacco, cioè ne abbiamo veramente tanto anche da mostrare, perché hai veramente una grandissima storia e a me ha colpito. E ti dico, molte cose io non le conoscevo, anche perché sono arrivato anche dopo il BMX, quindi ti ho conosciuto anche dopo. E a me ha molto meravigliato anche gli sforzi che hai fatto per arrivare, specialmente nella prima Olimpiade. E cioè, non so, cioè, ditemi voi, ragazzi, perché veramente a me sì, è super interessante. Secondo me come ci siamo. Storia. No. Sì, perfetto, tutto benissimo. E beh, innanzitutto Amedeo, penso che ti ringrazio, perché come primo fan grazie a me, grazie a lui, mi fa piacere. Mancavano i ero cartelloni. Anche venuto in aeroporto quando è ritornato con mia mamma. C'era mia mamma che mi tirava in giro. Vi ricordo. Quando è ritornato da Pechino, ero in aeroporto. Non eravate in tanti, mi ricordo. E, beh, grazie un sacco, Manuel. Grazie mille, Manuel. Grazie. Grazie a voi, complimenti ancora e andate avanti. Andate avanti sempre, perché è bella. Bravo. Vi seguo. Grazie. Va bene. Ciao, ciao, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.